Forza, ipertrofia e volume. Qui ci spiega come fare la panca, come fare una scheda di allenamento. Ma sai cosa? Io mi faccio un bel allenamento come consigliano i fitness influencer. Aspetta, mi guardo un attimo su Instagram, Taylor Mega, un paio di questi qui, e mi faccio una bella scheda. Ah, buongiorno principianti. No, scusa, aspetta, era ancora nel personaggio di Filippo Rispoli, riprendiamo normali. Allora, in questo video voglio provare a portare una scheda di allenamento con tutti i consigli dei fitness influencer, ovviamente non i fitness influencer quelli competenti, ma quelli di bassa lega. Quindi porterò un paio di esempi per fare, diciamo, una parodia ironica di quelli che sono questi consigli che poi servono proprio a nulla, come penso sappiate anche voi. Io direi di iniziare con un po' di corpo libero, come ci insegna la grande Taylor Mega, per tonificare, ma non troppo, perché non vogliamo diventare degli uomini. Questo è un consiglio per le donne, perché sapete, troppa palestra, poi vi vengono le gambe grosse, i braccioni, 40 cm di bicipite, quindi andiamoci piano, un paio di serie di squat a corpo libero, un paio di piegamenti, poi cambiamo esercizio, eh? Allora, quindi iniziamo con uno squat semplice a corpo libero, non troppo basso, quindi non lo spacchiamo in parallelo perché tanto non serve a nulla. Allora, partiamo, piano, basta, torniamo su, già troppo. Su, su, con un altro. Su, basta, perché ho già male alle gambe e già mi stanno diventando troppo grosse. Ma facciamo l'esercizio fondamentale di Taylor Mega, lo squat con il 360, perché se mettiamo un'acrobazia, anche gli ultimi studi lo confermano, c'è più ipertrofia del muscolo, quindi l'acrobazia fa meglio. Allora, ora mi fa male. Uno, e due, e tre, basta, sono già stanco. Quindi questo era Taylor Mega. Facciamo anche due piegamenti, tanto per completare il corpo libero. Flessioni. Ah no, flessioni, visto siamo nell'ambito fit influencer, flessioni. Uno, sentiamo come scrocchi. Due, tre, basta. Facciamo un pump discreto, guarda le tette. Siamo. E di proseguire con la panca alla Baldini. Questo marchio registrato, importante anche questo. Allora, ricordiamoci sempre che noi siamo dei bodybuilder e non dei powerlifter, quindi la panca va divisa. Panca da powerlifter e panca da bodybuilder. Allora, i powerlifter fanno l'arco, adducono le scapole, deprimono le spalle. Non serve a niente questa roba, ovviamente. Non serve per non fare un conflitto subacromiale, no. Serve solo per ridurre il ROM, quindi noi non lo facciamo. Quindi, come fate? Prendete, vi stendete su una panca, una piattella, ok, niente, non ci deve essere niente, qui non ci deve passare una mano, fermi, ecco, allora, niente spinta con i piedi perché sennò state barando, quindi spalle normali, tenete bilanciere, si scende giù e poi si va su forte come se dovesse sparare il bilanciere verso il cielo, e su, allora, faccio altre due proprio perché uno, e due, e Arnold Schwarzenegger, spostati. Ora però qui abbiamo messo un piccolo errore, perché la panca così si può anche fare, però mi raccomando, squat col bilanciere e stacchi assolutamente proibiti, I fondamentali non servono a niente nel bodybuilding, quindi non li fate, cioè perdita di tempo, no? Poi, cosa potremmo fare? Un po' di corpo libero l'abbiamo già fatto, abbiamo fatto un po' di panca. Io direi di andare verso il team comando, verso Nathan Lelli, e direi di prendere un suo grossissimo consiglio, ovvero quello di allenarsi solamente ai cavi, quindi solo macchinari, perché ai macchinari non ci facciamo male, non c'è il rischio di infortuni e soprattutto c'è un'ipertrofia che fa paura, cioè Ronnie Coleman, chi è? 10 kg. Allora, ovviamente non si va a fare rematore col bilanciere, rematore con manubrio, tutta roba ai cavi, quindi io direi di sostituirli con una bellissima lat machine, ma peso basso, ripetizioni controllate, anche qui vabbè, le scapole che se ne frega, facciamo 15-20 rep, tanto solo pump, la forza non serve a niente, quindi andiamo su, dai, meno sì, 15 di rep le facciamo, su, bene, controllato, sentite il sangue fluire nel muscolo, eccolo lì, sento già un mezzo chilo in più di massa magra, Ok, bene, molto bene. Ma direi di fare anche un'alternativa per il petto, perché ovviamente la panca va fatta sì, ma con cautela, per non farsi male, ovviamente. Quindi andrei a fare delle chiusure ai cavi.
chiusura ai cavi, esercizio per il petto. Io direi di dobbiamo flexare i nostri risultati con l'allenamento dei Fit Influencer, quindi facciamo vedere i pettorali natural. Anche qui poco arco, tanto non serve a niente, si va avanti, nello stesso peso, sì, bene. Anche qui una ventina di ripetizioni almeno, sotto le 20 ripetizioni non è allenamento. Chiudi, bene, senti il pump che arriva. Ah, sì, molto bene. Ok, poca fatica, tanti risultati, molto bene. Se vi guardate con uno sguardo sexy e accattivante funziona ancora meglio, a me non mi riesce. Ok, abbiamo già sforato la mezz'ora di allenamento, dopo mezz'ora di allenamento basta, perché sennò si catabolizza e si perde la poca massa muscolare che abbiamo guadagnato, quindi io direi che l'allenamento può finire qui. Ci mangiamo subito una scatoletta di tonno con due gallette di riso negli spogliatoi, perché la sintesi proteica parte subito e non ti aspetta, come il treno della vita, quello lo prendi, se no niente, allenamento perso e non è servito a niente. Ovviamente è stato un video ironico, non sono cose che penso io, come avete potuto vedere spero negli altri video, cioè qualcosa di giusto forse l'ho detto. Quindi è un video ironico, è un video per prendere per il culo un po' la community fitness italiana su YouTube, non tutta, perché c'è anche una parte assolutamente valida e assolutamente buona. Spero vi abbia fatto divertire, spero che vi abbia strappato un sorriso e noi ci vediamo in un prossimo video sul canale. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella e suggeritemi anche dei personaggi o comunque degli altri video, se volete dei video così a carattere un po' più comico da poter fare.